ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. C'è di mezzo un maxi risarcimento, ma soprattutto una storia triste. Il risarcimento lo chiede alla magistratura una donna originaria di Piacenza che risiede però in Abruzzo. La storia triste è quella della scoperta della donna nel 2018 che nel cimitero di Pineto, nella tomba del padre, morto nel 1986 a 64 anni, era seppellito invece un uomo dall'età apparente di poco più di 40 anni, di cui però non è possibile accertare l'identità. La notizia dopo la decisione del Comune Adriatico di predisporre un elenco di salme destinate all'ossario cimiteriale, tra cui quella del padre della donna. Si scopre così che la salma trovata nella tomba non è quella del padre, particolare non trascurabile, confermato anche dal fatto che tra le ossa ci sono anche delle protesi dentarie che l'uomo non ha mai impiantato. Che fine abbia fatto la salma del papà della donna non è dato sapere, mentre secondo la magistratura il presunto scambio di salme sarebbe avvenuto nel 1986, tra il momento della sepoltura e quello della posizione della lapide. Ma l'anziano custode di allora, che è stato sentito, nel frattempo è deceduto. Alla donna non è rimasto che chiedere il risarcimento. Se non si arriverà ad una transazione, il processo andrà avanti con una nuova udienza fissata per il prossimo 30 novembre. Con buona pace del caro estinto. Sindaco, una situazione singolare, il Comune chiamato in causa in questa circostanza. Sì, situazione singolare, anche triste, che risale al 1986, in corso insomma un'interlocuzione tra legali dei privati, tra le parti, quindi tra l'ente, le compagnie assicurative, anche diciamo la società che gestisce e gestiva i servizi cimiteriali, quindi speriamo al più presto insomma di arrivare ad una soluzione insomma che tranquillizzi tutti. Il cimitero ovviamente è un luogo di tranquillità e quindi è giusto che si torni a questo. Sì, che si torni al più presto, non voglio usare la parola serenità perché poi al cimitero questa parola può suonare non appropriata, ma comunque ad una tranquillità per tutti, insomma, soprattutto per chi sta riposando in pace al cimitero e per i propri familiari.